Sono l'avvocato della cittadinanza. Io e il mio team siamo conosciuti in Italia e nel mondo perché abbiamo fatto diventare tantissimi, tantissimi di voi, come ben sapete, cittadini italiani. Oltre 14.000 consulenze prestate ad oggi, 180.000 persone che ci seguono sui social. Siamo il punto di riferimento per coloro che vogliono diventare cittadini italiani. Abbiamo un metodo da noi inventato che si chiama cittadinanza senza rischi. È un metodo brevettato, sperimentato, che permette ai cittadini stranieri di diventare cittadini italiani con velocità e con sicurezza. Voi dovete sapere che la pubblica amministrazione ha un'ampia discrezionalità nel decidere o meno se farvi diventare cittadini italiani. Cioè la cittadinanza italiana è del tutto casuale. Se invece noi andiamo a dimostrare che meritate di diventare cittadini italiani, la pubblica amministrazione non avrà dubbi di farvi diventare cittadini italiani. Andiamo a valorizzare il vostro percorso di integrazione. Raccontiamo la vostra storia, da dove siete partiti a dove siete arrivati. Quando andate da un CAF o andate da un avvocato generalista, questo non lo sa fare. Il CAF non lo fa. Abbiamo ottenuto quell'autorevolezza davanti al Ministero, davanti alla pubblica amministrazione, davanti alle prefetture. Le prefetture, lo Stato sa che le persone che presentiamo noi sono persone che meritano di essere italiane. Perché? Perché siamo andati a valorizzare il vostro percorso di integrazione. Durante le nostre consulenze facciamo un check-up per capire il vostro livello di integrazione, da dove siete partiti a dove siete arrivati. Racconteremo la vostra storia. Proveremo che meritate di essere italiani. La cittadinanza italiana è del tutto casuale. Ci sono persone che non meritavano di diventare cittadini italiani e lo sono diventate. Persone che erano più italiane di me e di voi, che invece non lo sono ancora diventate. Proprio perché la legge è fatta male. C'è un'ampia discrezionalità della pubblica amministrazione nel decidere se meritate o meno di essere italiani. Questa è la difficoltà. Con il mio metodo, io vado a presentarvi allo Stato italiano come meritevoli di diventare cittadini italiani. Vado a raccontare il vostro percorso di integrazione. Vado a valorizzare l'elemento di integrazione che ciascuno di voi ha. Da dove siete partiti a dove siete arrivati ora. Questo è il nostro punto di forza. Ma questo successo non è solo professionale, ma anche personale, ovviamente. Il fatto che mi riconoscete per strada, che mi abbracciate, che fate le foto, che mi riconoscete da qualunque parte del mondo. Io viaggio molto per lavoro e mi piace appunto sensibilizzare cosa c'è dall'altra parte del mondo, quindi per questo che viaggio. E mi riconoscete all'aeroporto, mi riconoscete per strada, quindi è veramente un successo pazzesco. Ma come dicevo, è appunto anche un successo personale. La mia mission, fin da quando ero una ragazzina che studiava all'università, è quella, a me piace. Amo farvi diventare cittadini italiani e amo nel mio gruppo circondarmi da altri avvocati, da altri professionisti che amano fare quello che amo io, che hanno la stessa mission, farvi diventare cittadini italiani. Amo far sì che le persone che meritano di diventare cittadini italiani lo possano diventare con velocità e con sicurezza. La cittadinanza non è solo un documento. Ma fa parte dell'integrazione, è elemento di integrazione. E a me piace tantissimo, appunto, che le persone che si rivolgono a me riescano ad ottenere la cittadinanza italiana e possano dirsi veramente integrate. Mi piace moltissimo anche quando persone che si rivolgono, a me per la cittadinanza poi mi chiedono consigli, mi chiedono di diventare avvocato per, il permesso di soggiorno, per il ricongiungimento familiare, per un visto, per il penale, perché magari appunto qualche parente, veramente si trova in difficoltà. E noi abbiamo veramente, forniamo una consulenza a 360 gradi. Ma è bello appunto che tutto nasce dalla cittadinanza, dal cliente che si è trovato bene, dal cliente che è diventato cittadino italiano e che poi aiuta i propri connazionali, ad integrarsi, grazie, e consigliandogli anche appunto l'avvocato cittadinanza.it.
Allora, ho scritto questo libro dove sono racchiusi tutte le mie, il mio metodo, il mio metodo Cittadinanza Senza Rischi, tutti i miei successi, tutti gli anni passati a tirare fuori cittadinanza italiana, è tutto racchiuso in questo libro. Si chiama appunto Merito di essere italiano, che è alla base appunto del mio metodo. È racchiuso la vostra storia, il vostro percorso e il capitolo finale, la cittadinanza italiana. Il libro potrete acquistarlo, basta scrivere qua sotto all'indirizzo e ve lo spediremo. Siamo a Milano in Stazione Centrale, siamo a Roma, Stazione Termini, Napoli, Stazione Centrale. Tutte le stazioni in modo tale che potete raggiungerci facilmente. Il numero di telefono 339 4136 492, anche qui trovate il numero sotto tutti i recapiti. Vi risponderanno le nostre bravissime segretarie che parlano diverse lingue del mondo e potranno appunto rispondere alle vostre domande. Veniteci a trovare, che dire, diventate anche voi cittadini italiani con velocità e con sicurezza. Allora, il mio staff è composto da persone che hanno un legame con ciò che è etnico, con ciò che è straniero. Abbiamo, per esempio, faccio solo un esempio perché siamo numerosissimi, abbiamo Mary, che è albanese, Batal, Fatima Batal, che è egiziana. Abbiamo la Julie, la nostra Julie, la nostra cinesina, metà italiana, metà cinesina. Ma tutto lo staff è metà di sangue italiano, metà invece di sangue di un altro paese. D'altronde come me, voi lo sapete, io sono tutta italiana. Questa cosa mi dispiaceva e per cui mi sono presa il marito senegalese. Però la mia bimba è metà e metà. Quindi ogni persona che fa parte di questo studio, sia a Milano, sia a Roma, sia a Napoli, ha una passione, una sensibilità dovuta magari a un marito di un'altra nazionalità, di un altro paese, oppure che hanno adottato un bimbo di un'altra nazionalità, o magari appunto hanno la mamma o il papà di un'altra nazionalità. Chi è che ha studiato mediazione culturale? Chi è che come me appunto fin da piccolina ha cominciato a viaggiare per l'Africa da sola con lo zaino per scoprire appunto altre culture che mi affascinavano. E così l'ho portato nel mio lavoro. E così ho voluto che tutto il mio staff, tutto il mio gruppo, tutto il mio team avesse questa sensibilità. Io dico sempre, io sono a capo sempre di tutto, ma mi circondo di persone, di avvocati che la pensano come me, che pensano che lo straniero sia una ricchezza per questo Stato italiano. Perché uno straniero integrato con la cittadinanza italiana è uno straniero che vuole fare del bene per l'Italia e l'Italia non può che crescere. Credo che l'immigrazione sia una risorsa, come ho detto prima. C'è una frase del Ministero degli Affari Esteri che mi ha colpito, che dice che non servirà alzare muri per fermare gli sbarchi, le persone che muoiono, perché i muri verranno scavalcati. I sogni delle persone di voler migliorare la propria vita, le proprie condizioni, non si possono fermare. Quindi i muri non servono. Occorre invece un percorso, un progetto di integrazione europea. Occorre far sì che il diritto a non migrare, a non lasciare la propria terra, venga considerato una volta per tutte un diritto fondamentale. Flussi regolari, migliorare la vita in quei paesi da dove molte persone provengono, sanatorie. Questo sì che può fare la differenza e salvare tante tante vite umane, salvare i nostri fratelli. Grazie della possibilità, grazie che vi siete interessati a quello che facciamo. Vi ringrazio anche perché per il servizio che fate di sensibilizzazione. Mi sento meno sola, il mio gruppo si sente meno solo. Grazie ad Etno TV.